Per ora nessuna manifestazione di protesta, ma c'è un po' di delusione dopo l'incontro a Roma con il consigliere del ministro Salvini sulla questione autostrade. Il governo infatti frena sulla riduzione delle tariffe, ma accetta il confronto tecnico su A24 e A25, chiesto dai sindaci di Abruzzo e Lazio. Velia Nazzarro, sindaco di Carzoli e coordinatrice del comitato di amministratori, è stata a Roma per un primo incontro, per portare le loro istanze, che sono sempre le stesse: taglio tariffe, agevolazioni per i pendolari, messa in sicurezza delle arterie. I responsabili del ministero, in sostanza, hanno detto no al taglio delle tariffe, smentendo quanto aveva detto il ministro Salvini a inizio febbraio, ovvero che si stava ragionando su un'ipotetica riduzione dei ticket. Per il ministero, però, questo creerebbe un buco contabile. Per la Nazzarro la battaglia continua, perché per gli amministratori lo Stato dovrebbe mettere dei soldi e non si arretra sulla richiesta della riduzione. Nel confronto di ieri sono state strappate due date come ipotesi di tavolo tecnico allargato, possibile il 5 e il 12 aprile, in base alla disponibilità del ministro Salvini. I sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella lotta contro il caro pedaggi e per la sicurezza dell'A24-A25, all'esito dell'incontro avuto presso il Ministero con il consigliere del Ministro e con il dirigente Morisco, si dichiarano sicuramente soddisfatti per il risultato comunque raggiunto, ossia la creazione del tavolo istituzionale, del tavolo tecnico, che comincerà a lavorare a partire dal prossimo mese, dal mese di aprile. Questa è una richiesta importante che abbiamo avanzato sin dall'inizio della nostra battaglia, perché sicuramente quella sarà la sede operativa in cui affrontare in maniera concreta e fattiva le questioni dei pedaggi e le questioni della sicurezza. Quindi noi proseguiamo nella nostra battaglia, perché dobbiamo arrivare fino in fondo e portare i risultati che da 5 anni stiamo chiedendo.